Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e bentornati. Allora, ho fatto giusto un minimo, minimo, minimo di, come si dice, di farm, però non ho la cacca, perché purtroppo mentre farmavo per prendere questi materiali, un gruppetto di ghienodonti mi ha sorpreso e ha ucciso me, il kentrosauro. E un raptor che ero riuscito a domare nel frattempo, di livello basso però. Quindi adesso io recupero un po' tutto. Voi aspettate, anzi, andiamo dentro. Notte si stimbacca, sassarota, sapo radice e lungherba. E andiamo in giro a cercare qualcosa di carino da domare. Qualcosa che sia, come si dice, accettabile e soprattutto facile. Ci sono un paio di, come si dice, qua c'era uno scorpione di livello medio-alto, un 114 mi pare. E c'era anche un Procoptodon. Ah no, c'è ancora il Procoptodon. Un Procoptodon di livello 60, ma con un T-Rex lì vicino che può attraversare l'acqua in ogni momento. Meglio evitare. E ho fatto, a proposito, aspetta, fammi scambiare di posto. Sì, ora bevo. Ho anche fatto una pistola semplice, che può essere e sarà decisamente utile per, beh, andare a prendere cose. Quindi vediamo un po'. Te vi metto qua, voi per il momento vi lascio tutto qua. E per prima cosa vediamo se, visto che quell'Argentavis di livello altissimo si è spostato dall'isoletta, dove ha fatto sterminio di qualsiasi cosa, vediamo se c'è ancora lo scorpione. Altrimenti, ora c'è un ittiosauro morto e qua c'è un non la domo perché, a parte che i tigri hanno una estremamente bassa quantità di punti vita per il torpore che hanno, è solo un livello 24. Quindi non ci provo neanche. Lì è pieno di megalania, lo scorpione non c'è più. Sono riuscito a recuperare un po' di metallo, per fortuna, da quest'isola qua. C'è una caverna nascosta piena. Qui ci sono solo due ienodonti. Il fatto è che non ho l'ideale per domare un Procoptodon. Cioè, mangiano anche i semi di pianta specie X, ma e sono comunque problematici. Hanno bisogno di un bel po' di narcotici, cosa che io adesso posso fare in piccole quantità. Quindi, beh, andiamo a cercare se c'è qualcosa qui vicino ai bordi dell'isola. Qualcosa di un po' isolato, magari un altro stego non mi dispiacerebbe, anche se ho perso la sella. E ne dovrei fare un'altra, ma mi dirai. Uno ienodonte isolato di livello 102. Ah. E che sono lunghi, cioè sono particolari da domare e voglio. Se li domo fatti bene.
Anki? Un Enki? Un anchilosauro non sarebbe malaccio. Lì c'è anche un kentrosauro che è probabilmente quel maschio di livello 30, sì. Oh! Questa Argi non ha particolari speranze. Ok, quegli Anki non sono una brutta cosa. Qua, c'è un altro anchilosauro qua. 156. Dovrei fare la sella. Il fatto è che l'ideale, quello che cercavo di ideale, sarebbe per prima cosa un Fiomia o qualcosa di simile, perché ho bisogno di tanta cacca. Ma anche la possibilità di avere qualcosa tipo questi. Ecco, anche lo sarò di livello 54, già sembra decisamente più interessante. Allora, la sella. Allora, la... Oh, sì, che ha sempre questo problema. Allora, anchilosauro 36. Ah! Potrei farla. C'è un altro anchilosauro lì di livello 114. E qua ce n'è uno di livello 120. Ah. Oh. Là c'è dell'altro metallo buono. Ma guarda te. Stupida manta. Questi steggo invece 60, 18, 30. Fatto che non penso di avere abbastanza per domarne uno di livello più alto di 56. Ok, quella è una possibilità. Vediamo se trovo qualcos'altro. Più che altro qua è carino perché è pieno di erbivori, quindi non... gli spawn, diciamo, sono occupati. Oh, ecco qua. So che spuntano qui, ma i dedicuri non li avevo ancora visti. 30 e 66. È davvero un problema doversi limitare alle... dome di livello basso per ora. Un kentrosauro di livello 24 e ce n'è anche un altro nei paraggi. Non voglio andare troppo di là perché c'è la cosa delle viverne. Eccolo lì l'altro. 60. No, ho bisogno di qualcosa che mi raccolga bacche. Al limite anche un para. La cosa importante è che sia un po' isolato. Niente. Come si fa a recuperare quel cristallo lassù? Ah, ma io posso anche prendermi un volante eventualmente.
È vero, sono del livello giusto, mi posso fare un'Optera. Volendo anche un Pelagornis, ma non ho voglia di stare a prendere tutta la carne di pesce. Vediamo un po' di qua. Perché un anchi sarebbe stata tanta cosa. Altro metallo. Oh, triceratopi. E lì c'è un para, perfetto. Allora, i triceratopi... sì, vabbè. Maschio di parasauro di livello 174. Potrei tornare alla mia vecchia base a prenderne uno, però... Hanno anche già la sella e tutto. Però la verità è che volevo trovare un qualcosa... da combattimento. Qualcosa che fosse buono anche a combattere. Lì c'è un altro. Ah, c'è una coppia di trike. No, c'è più di una coppia di trike. C'è un gruppetto di trike che stanno smontando un Carnotauro, quella è cosa buona e giusta. Andiamo un po' a recuperare i suoi materiali. ...108, 114... 108, non sarebbero male. Però non ho il necessario per domarne 3. Ah! Archeopteryx. Galli, pachi. I pachi non sono cose brutte, però non sono proprio quello che voglio. Anzi, una cosa che adesso mi piacerebbe davvero tanto è trovare un bel drop. Moss chops. Un altro rex, ma almeno di livello basso. Mio Dio. Ok, questo posto sarebbe perfetto per fare bacche, ma in compenso ci vedo niente. Dai. Olè. Ok, qua mi sa che sarà abbastanza lunga prima che trovo qualcosa che mi convinca. Oh, non mi ha neanche dato carne pregiata quell'affare lì. Ok, ci rivediamo non appena trovo qualcosa di carino e interessante. Ok, ecco finalmente qualcosa. Uno stegosauro isolato, quindi senza amici nei paraggi, almeno sembra.
presenza carnivori nei paraggi di livello basso. Oh mamma, no! Ok. Fuori uno. Fuori due. Ah, merda. Oh, me. Oh, no. Oh! Oh, maledizione. Southwest 2? Sì. Ok, quelli per fortuna restano lì KO per un po'. Eccetto quel livello 24, devo andare di là. E qua c'è un altro trike. Allora, sto andando nella direzione giusta, vero? No, manco per scherzo. Devo andare di là. Ok. Tutti di livello molto basso, quei raptor, ma... appunto per questo sono facili da domare, spero. Altri maledetti tirniti. Ok. Dai, andiamo a recuperarli. Ok, lì c'è la mia roba. Quel Rex per fortuna non sembra essere interessato a me. Ok, ci sono... no, c'è solo quel raptor là. Lì c'è un altro... questa zona qui, Southwest, non è affatto male, anzi. È carina. È estremamente... aperta, ha un sacco di roba, lì il raptor è mezzo buggato. Da come corre? Sembra intorpidito. Ah! Oh, pure! Muori. Ok. E dammi la tachitina. L'altro è sparito. Non è un problema. Te dopo. Ok. E voi siete la carne per prendere i raptor? Ok. Una piccola raptor squad è sicuramente una cosa utile.
Au. Vale. Ok, ok, ok. Ottimo. Una zona leggermente più pacifica era quello che mi serviva per recuperare i materiali e tutto il resto per fare cose. Ok, ok, ok. Allora. Tu sei a risveglio. Allora, uno. Due. E tre. Oh, questa è tutta roba buona. Oh, sì, 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 sì. 40. Ah, no, la cacca di quella fare lì è andata via. Oh! Raptor 1 preso. Raptor 2 in lavorazione. Stego di livello 66 e quel Rex di livello 54. Nei paraggi non mi piacciono. Cioè, mi piace questa femmina di stego. Tu sei un livello 18. Parasauro. Tu sei maschio e tu sei femmina e tu sei un altro maschio, tutti di livello abbastanza bassino, ma come si dice, ci si sa arrangiare, dai. 1, 2, 3, 4. Te non ti posso riparare perché non ho fibra, ma non è un problema. Ok, ok. C'è un trike. Dimmi che sei di livello bello alto. No, è un pachirinosauro. No, dai. Per ora qui va bene. E ho un minimo di Raptor Squad per difesa. Se ho fortuna prendo anche quell'affare lì. E ci metterò un milione di anni a tornare a casa. Ma non sarà male. Oh mamma! Ok, un Rex lo potevo anche affrontare. Due no. Due decisamente no. Oh mio Dio. Cavolo. Tu quanto hai di peso? Abbastanza. Ok, allora. No. Ah, sei a bordo, perfetto. Oh mio Dio. Gli stavo anche sparando decisamente tanto, ma due Rex che spuntano l'uno contro l'altro così all'improvviso non... Dai! Oh mio Dio! Ok, nota positiva. Ho un Raptor. E i Raptor sono veloci. Hanno tanta stamina. Possono correre velocemente e a lungo. E quel Rex ce l'ha ancora con me. Ma miseria. Provo a vedere se per qualche caso miracoloso l'altro Raptor che era ancora addormentato è stato ignorato. Ma non credo. E me la svigno il più velocemente possibile. Oh mio Dio.
Almeno qualcosa ci abbiamo guadagnato. Oh sì! È vivo! Oh, meno male! Ok, ok, ok. Purtroppo sono due maschi. Che scatole. Appena fa giorno provo a cercare qualcos'altro. Maledetti Archeopteryx! Ehi, 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 venite qua, venite qua, venite qua, venite a darmi una mano a me! Oh, la miseria! Ecco, mangiatela! Oh, affari maledetti! Oppure tempi stretti, che non so fra quanto questo crolla. Pennello, armadio, cucina da campo, mortaio e pestello. Ah, wow. Però in compenso, dove sei finito? A cui raptor specifico, a cui dovrò dare un nome. Questo posticino sembra un po' più tranquillo, eccetto per i maledetti microraptor. E c'è un anchi solitario, solo di livello 18. Qua ho visto anche un sacco di Equus, quindi si trovano anche qui. Questa piccola zona desertica non è male. Vado a vedere se trovo qualcos'altro. Ho visto dei Morellatops, e anche quelli non sono proprio brutte bestie, proprio per niente. Ma temo che dovrò... Un'altra tigre di livello bassissimo. Oh, un gerboa. Oh, no. Dai, vai a dare una mano. Mangiate pure. Farasser. Sì. Altri punti vita. Che assolutamente non voglio per me. Lì c'è un raptor di livello 60 di cui non ho visto il sesso. Però non ho frecce narcotiche. Quindi lì ci torno poi dopo. A sto punto concentrarsi a fare una Raptor Squad non è una cattiva idea. Vabbè. Oh, anche un Moss Chops non sarebbe per niente male. No, vabbè, pesce crudo pregiato. Quanti problemi. Ok, voleva una vimbacca, speriamo che voglia qualcos'altro di carino, perché questo mi risolve una gran parte di problemi. E voleva un'altra vimbacca, perfetto! Assolutamente perfetto e meraviglioso.
Oh, sì. Tu mi dai tanta roba, vero? Oh, bello, 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 bello. Ok. Vi lascio su neutrale per ora. Ok, andiamo a prendere quegli altri raptor. Ok, bersaglio identificato. C'è una... Pego Mastax, ma c'è una femmina di livello 24 che è esattamente quello che voglio. Quindi per ora voi mi seguite. E c'è anche un drop blu, il che è assolutamente meraviglioso. Le mantrie! Qui c'è un megalodon, ma quello non mi interessa particolarmente. Allora, dimmi che tu che te ne stai andando, sei la femmina di livello 60, ovviamente. Tuttavia, il maschio che era qua... quello lo attiro. Perfetto. Te? No. Livello 24 no, a questo punto miro alla femmina di livello 60. E al drop, perché quel drop è una gran cosa a proposito. Te. Ok, voi mi state tutti seguendo. Una femmina mi è abbastanza necessaria perché in quel modo posso briddare i raptor e averne fondamentalmente quanti ne voglio. Livelli bassi, ma è un esercito, quindi voi per il momento vi fermo qua. Mi sta per venire anche... mamma! No, togliti! Oh! Ecco dove eri finita. Speriamo che l'acqua sia abbastanza bassa. Il tuo ossigeno sta calando? No! Good! Perfetto! Mi manca anche solo un po' di fibra e una sella pure per te. Ah, no, te non mi interessi. Ah, aspetta però. Te mi interessi. Te sei la cosa più importante. Allora, vediamo un po'. Vaffanculo. Ok. No, è inutile perché tanto poi... Oddio. Lo potrei fare a mano. E la imparo, ma non... non mi metto a domare un ittiosauro certo adesso, anche perché non saprei come farlo... come portarlo via. Ok. Quindi fibra. Mio bel Moschops, a cui aumento il peso. Altra sella per Raptor. Perfetto! Assolutamente perfetto. Ora l'unica cosa che devo eventualmente fare è ingrandire la... come si dice? La barchetta così da farceli stare tutti. Ma non sarà troppo difficile. Oh, perfetto! Ci rivediamo quando sono finalmente riuscito ad arrivare a casa. Pesce nei paraggi. Proviamo. Allora, vediamo un po'.
Vediamo di ammazzare questi megalodonti. Sì, spara. Ah, l'ho preso. Lì ce n'è un altro. Era livello 60, no? Io voglio quello lì. E se possibile lo vorrei. Allora, i moss chops sono ottimi a raccogliere risorse. E fanno un male assurdo con i loro attacchi, paradossalmente, nonostante siano la creatura più fifona di questo mondo. Il loro attacco fa veramente tanto, tanto male. Infatti una volta che sono cavalcati sono ottime creature. Un po' di problemi. 18. C'è un bafilosauro. Non capisco perché mi continua a dare questo problema che non mi siamo quasi perfetto. Vediamo un po' se riesco a trovare del pesce crudo pregiato. No, solo una maledettissima tonnellata di pesce crudo normale. Oh, perfetto. Allora, tu hai bisogno di decisamente più stamina. Dammi o pesce. Eh sì, adesso sei tu. 173 di peso contro 160. Sì, sarai te decisamente quella di da trasporto. E tu? Speriamo bene. Oddio, posso raccogliere tutte le narcobacche che voglio adesso, però. Sì, sta venendo bene. Un volante mi serviva proprio. Ok. Venite tutti qua. Vediamo un po' se ho la sella per Pelagornis. Pelagornis. Non ancora. E la posso fare a mano. Ottimo, dovrei anche avere quasi tutto il necessario. Dammi vedere, mi manca la chitina e la cheratina che ho di là e altra pelle che, vabbè, è quella, non sarà molto difficile da ottenere. Ok, non male. Non male davvero. Perché non mi fa cavalcare? Perché non mi fa cavalcare il mio Pelagornis? Perché non peso così tanto, quindi può trasportarmi. Maledizione. Quello che cavolo è?
Oh no, sta a vedere. Non ho capito che qual è il problema, mi sa. Aspetta, fammi riprovare. Oh sì, penso di aver capito qual è il problema. Su Genesis non si può volare. E temo che la cosa stia influenzando anche gli altri server. Quindi dovrò giocare con le impostazioni. Perché al momento non posso volare. Bello, assolutamente meraviglioso. Gioco senza problemi. Ah, vabbè. Per oggi direi che ho. Fatto però la maggioranza di quello che dovevo fare. E non solo. Ho un volante, anche se non lo posso usare. Cercherò di correggere le impostazioni per poterci volare. Urca! Bravi! Complimentoni! Allora, mi allargo qui la Santa Maria così da poter far stare tutti sopra. E anche se è assolutamente inutile questo Pelagornis, troverò il modo di usarlo in qualche modo. Soprattutto correggerò le impostazioni così da poterlo cavalcare. Mio Dio, quanto è noiosa però come cosa. Detto questo, direi che siamo ad un buon e soddisfacente punto. Noi ci rivediamo alla prossima puntata e ciao!